Una puntata speciale di Pangea Grand Angolo. Abbiamo seguito fin dal primo momento il caso di Julian Assange. La notizia straordinaria è arrivata all'improvviso. Julian è libero. Julian è tornato in Australia. Abbiamo seguito il suo caso perché è una chiave fondamentale per leggere gli avvenimenti degli ultimi trent'anni, tenuti all'oscuro da governi, da politici e dall'informazione ufficiale, che segue praticamente solo le direttive di questi. Le rivelazioni di Julian Assange hanno salvato vite, hanno permesso di scoprire eh, crimini atroci, corruzioni, violazioni ai nostri diritti e attacchi alle nostre democrazie. È stato perseguitato. Torturato per 14 anni. Hanno inventato accuse. La CIA ha tentato di rapirlo e ucciderlo. Dopo sette anni, esiliato in pochi metri nell'ambasciata dell'Equador a Londra, è stato rinchiuso in un carcere di massima sicurezza per cinque anni, senza un vero capo di imputazione. Sono stati violati tutti i diritti basici. Del giusto processo è stato un processo farza, cittadino australiano accusato da una legge statunitense creata in tempo di guerra contro i propri cittadini traditori. Julian Assange, per avere salva la vita, ha dovuto abiurare, ha dovuto dichiararsi colpevole. Assange è libero, ma la giustizia è ancora una volta piegata al potere. Tre giorni prima ci eravamo riuniti nella splendida abbazia di Badia a Settimo, vicino a Firenze, ospiti di Don Carlo Maurizi, in un evento con un profondo significato per chiedere con forza libertà per Julian Assange, pace per Gaza e Palestina e per l'Italia fuori dalla guerra, in cui Nato e Stati Uniti sempre più apertamente ci stanno gettando. Ci siamo collegati con Shipton... Padre di Assange, dall'Australia. Shitton, dopo l'ultima sentenza della Corte a Londra che ammetteva l'appello della difesa di Assange, era passato a trovarmi ed ha incontrato Don Carlo e Maglio Di Nucci. Ricostruiamo con Maglio tutta questa situazione. Ora Julian Assange è stato giudicato da una corte statunitense. Qual è il risultato? Ormai lo sapete. Ma andiamo a vedere le parole ufficiali del Dipartimento della Giustizia statunitense. Cioè, vedete, il fondatore di Wikidix si dichiara colpevole, viene condannato per aver cospirato, quindi cospirato per ottenere e divulgare informazioni classificate della difesa nazionale, tipo quell'elicottero che faceva strage in Iraq, faceva parte delle informazioni classificate, ovviamente essendo un crimine di guerra. Assange si dichiara quindi colpevole di aver cospirato insieme a Chelsea Manning, all'epoca era analista dei servizi segreti dello US Army, a quale scopo? Per ottenere e divulgare legalmente documenti classificati relativi alla difesa nazionale. Allora, questa è la giustizia statunitense, una giustizia che ci ricorda altri tipi di giustizia. Mi viene in mente qualche secolo fa la Santa Inquisizione, perfino Galileo Galilei si dichiarò colpevole perché aveva fatto degli studi da cui risultava che al centro del sistema solare c'era... Il sole non la terra, ma dovette ritrattare tutti. Ecco, c'è una analogia, sono passati molti secoli, ma il potere continua ad agire come agiva la Santa Inquisizione. C'è un commento, vedete, interessante del New York Times, dice che l'accordo significa che per la prima volta nella storia americana il governo è riuscito a far passare questo commesso da Julian Assange come un reato e fa un'altra considerazione, questa in effetti reale, che è in pratica un messaggio minaccioso a tutti i giornalisti d'inchiesta, di questo è evidente, cioè che quando vanno a mettere le mani. E questo dovrebbe essere il mestiere ovvio del giornalista di quando vanno a mettere le mani su informazioni che vengono definite e classificate, rischiano, rischiano. Ecco, questo è il messaggio che è stato lanciato. Ora non si può isolare quello che viene definito il caso Assange dalla storia statunitense. Andiamo ovviamente alla storia. Contemporanea, agli ultimi decenni, per semplificare. Per esempio, la legge del 18 settembre 2001, è il momento in cui crollano le torri gemelle con meccanismi che gli stessi ingegneri strutturali statunitensi hanno definito impossibile. Chiudo e si apre la guerra al terrore. In questa guerra al terrore, il Presidente degli Stati Uniti, il 18 settembre 2001, viene investito dal Congresso del potere di fare quello che vuole, nel senso che a suo indagabile giudizio, a giudizio del, dei suoi consiglieri, lui può perseguire qualunque Stato nei modi che vuole, qualunque persona nei, nei modi che vuole, anche quelli più drastici. Questo è il potere conferito al Presidente degli Stati Uniti d'America nel 2001. Bene, uno può immaginare che ormai è passato del tempo e non c'è più questa legge. No, c'è ancora la legge del 18 settembre 2001 che è stata usata allora dal Presidente repubblicano Bush, poi dal democratico Obama. Poi, di nuovo, dal repubblicano Trump e dal democratico Biden, vi ricordate, era vicepresidente nell'amministrazione Obama. Non solo, ma dai dati ufficiali si calcola che questa legge sia stata usata per legittimare negli ultimi vent'anni operazioni militari, in genere segrete, effettuate da forze speciali statunitensi, servizi segreti in qualcosa come circa 20 paesi, non solo Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Yemen, la Tunisia, Kenya, Mali e tanti altri. E ricordiamo in questa guerra al terrore Guantanamo, la giustizia statunitense allora funzionò in questo modo: si andarono a prendere in giro per il mondo persone che venivano identificate come terroristi, ma potevano essere semplicemente, in molti casi lo erano, semplici avversari politici oppure persone che non c'entravano nulla. E in segreto, con voli segreti, attraverso basi segreti, una rete, una rete a livello internazionale vennero trasportati in questo carcere speciale nel nella parte, nella piccola lembo statunitense che resta ancora a Cuba, appunto a Guantanamo. E vedete qui c'è una foto molto significativa, al momento in cui Obama diventa presidente, la sua foto viene sostituita a quella del predecessore Bush. Allora, la domanda che ci facciamo è questa. Il caso Assange è emblematico, importantissimo nel momento in cui viviamo. Ma attenzione, non è l'unico caso. Quanti Assange sono passati da Guantanamo? E nessuno ha saputo nemmeno chi fossero e che fine hanno fatto. Cioè Guantanamo... Un campo non solo di detenzione assoluta in cui viene annullata ogni, ogni diritto umano ma anche vitale, niente, è ancora lì. E ancora alcuni dei sopravvissuti di questi detenuti sono ancora lì o sono stati trasferiti, non si sa dove. Cioè, questo è lo sfondo, e non solo su questo sfondo. C'è un articolo, vedete, del New York Times e del, vedete, del 2012, in cui si descrive la pratica detta della key list adottata dall'amministrazione Obama. Cioè, ogni settimana il presidente riuniva responsabili della CIA, del Pentagono, del Dipartimento di Stato, ciascuno presentava una sua lista di persone da eliminare praticamente in ogni paese del mondo. Il Presidente, in base all'informazione, dava il suo assenso. La key list del Presidente Obama, vi ricordate? Premio 9 per la pace. Ora, su questo sfondo, rivedere il caso Assange vuol dire rivedere qualcosa che va ben al di là. Cioè, hanno ora cercato di dare un esempio che chiunque dica, scriva, diffonda notizie che gli Stati Uniti proibiscono fa una brutta fine. Cioè, brutalmente questo è il discorso. Però non solo. Vi ricordate il video che penso sia quello che è rimasto più impresso nell'opinione pubblica, diffuso da Wikileaks? c'è cioè un elicottero statunitense in Iraq eravamo dopo il 2003 eh, nel corso dell'occupazione statunitense dell'Iraq e questo elicottero fa strage di un gruppo di civili tra cui due eh, giornalisti fece scalpore un simbolo diventò di una strage ora noi abbiamo sotto gli occhi ci passano tutti i giorni Stragi dello stesso tipo. E allora andiamo a due di queste che sono state quasi passate sotto silenzio, ovviamente, dal nostro mainstream. La prima riguarda la Russia, in particolare la Crimea. Stati Uniti e NATO forniscono, lo abbiamo già detto, all'Ucraina armi sempre più micidiali, sia missili che aerei. Artiglieria a lungo raggio in grado di colpire il territorio russo, e questo è avvenuto, hanno fornito ultimamente a Kiev un sistema multiplo di razzi che si chiama HIMARS, in grado di colpire, di colpire obiettivi molto distanti. E ufficialmente l'esercito ucraino, dico ufficialmente perché questi sistemi d'arma necessitano distruttori di e necessitano anche di operatori statunitensi sul campo o comunque operatori nato sul campo, bene, questo sistema è stato usato per fare una strage di civili. Andiamo chiaro questo non vuol dire che l'esercito russo non faccia vittime tra i civili questo è purtroppo maledettamente inevitabile in una guerra ma un conto è avere degli effetti come questo quando si cerca di colpire un obiettivo militare e si uccidono dei civili dall'altro è andare a mirare sui civili questo è un altro conto. È quello che è avvenuto a Sebastopoli. Le immagini sono molto più eloquenti delle parole, questo sia chiaro. Arrivano proiettili state esplosive dette a grappolo, ossia frammentazione, che esplodono su una spiaggia di villeggianti. Siamo in Russia. Qualcuno dirà, no, non è vero, siamo in Crimea. Sì, ma la Crimea è sempre stata russa. La stragrande maggioranza, quasi tutti gli abitanti, sono russi. Fu ceduta, come dire, all'epoca sovietica da Khrushchev, ne abbiamo già parlato, all'Ucraina. Ma poi cosa ha fatto la popolazione di Crimea? Quando è stato fatto il colpo di Stato nel 2014, di piazza Maidane hanno visto attaccate le popolazioni russe e donbasse. I russi di Crimea hanno indetto un referendum sotto controllo internazionale perfettamente legale e hanno chiesto il rientro nella Federazione Russa. Questo è avvenuto. Quindi su una spiaggia famiglie e bambini e arrivano i proiettili a frammentazione. Qui abbiamo immagini che sono in esclusiva, non perché siamo particolarmente abili ma perché vengono da fonte russa, qualunque giornalista del nostro Messim avrebbe potuto trovarli, ma nessuno si è preoccupato di andarli a trovare. Terrorismo. Vi ricordate che qualche tempo fa quattro terroristi dell'ISIS, che era scomparso ma poi improvvisamente riappare, vanno a colpire una sala di concerti a Mosca e fanno una strage, naturalmente con una rete interna. Allora qualcosa di simile è avvenuto nel Dagestan, c'è cioè, stato un attacco. Di terroristi islamici contro due chiese ortodosse, hanno colpito anche una sinagoga nel Caucaso russo, hanno ucciso un prete, l'arciprete Nicola, tre civili, 15 poliziotti. Questo perlomeno è il primo, il primo bilancio. Ora, questo gruppo lo dice anche un gruppo, un istituto di ricerca statunitense è una delle branche dello Stato islamico. Abbiamo già portato della documentazione, se vi ricordate, se no riandate per favore a vedere il grand'angolo che trattava della strage alla sala Concetti a Mosca, che l'ISIS quando ha cominciato ad essere sconfitto in seguito all'intervento russo in Siria, dove è andato, cioè capi, reparti è andato in Ucraina, quindi si è costituito uno stretto legame tra settori dell'ISIS e l'Ucraina e quindi è indubbio che ci sia la lunga mano anche dei servizi segreti ucraini e non solo. Vedete anche sul pavimento il sangue del prete che è stato sgozzato. Ora, abbiamo già detto che episodi come questo sono passati largamente sotto silenzio, ma qualcuno invece ha, ha detto, ha parlato. L'avvenire, questa presentazione che fa di questa strage, l'avvenire, io penso va al di là del, delle parole. Cioè perché? Primo, perché i tre quarti della proprietà di questo quotidiano cattolico appartengono a una fondazione religiosa che è praticamente un organismo della conferenza episcopale italiana. Quindi non è un quotidiano cattolico qualunque. E poi andiamo a vedere come descrive Dastrage quando dice che il regime, che è quello di Putin ovviamente, punta il dito... Contro l'Ucraina e Kirill dice che il nemico, ma tenti l'avvenire, vuole distruggere la pace. Piccolo particolare che la Chiesa ucraina ha proclamato, ha attuato uno scisma da quella storica di Mosca per ordine politico e diciamo la. Massima figura della chiesa ucraina, l'abbiamo già fatto vedere, è agli arresti con la cavigliera elettronica come un criminale. Quindi questo chiudo parentesi. Poi l'avvenire arriva a dire che senza avere praticamente delle prove per accuse circostanziate, la retorica russa di regime punta il dito contro l'Ucraina. C'è la retorica russa di regime, cioè quando abbiamo il sangue di un prete sgozzato, cioè di un, di un cristiano, come sono i cattolici sgozzato, ma anche non fosse un religioso, ma in questo caso c'è anche questo aspetto. No, questa è retorica, retorica del regime, retorica del regime e nemmeno una parola per le vittime. Io penso in conclusione che questo articolo dell'avvenire dimostra che cosa può avvenire quando il virus della guerra entra nelle menti. Ciascuno ne tragga le conclusioni che pensa. Infine, intorno ancora, c'è un cambio di incarichi alla Nato, arriva l'olandese Rutte che assume posto di Stoltenberg perché lui ma è chiarissimo lo scrivono i giornali statunitensi perché è praticamente il candidato scelto dal presidente Biden per quale ragione perché ce l'ha in modo particolare contro Putin e in modo particolare vuole sostenere l'Ucraina fino in fondo ecco perché va a sostituire Stoltenberg, ora è chiaro che i segretari della Nato non hanno poteri assoluti, sono semplicemente dei portavoce e quindi si devono scegliere, ovvio, i portavoce che più sono affidabili per portare gli ordini, anche perché questo è evidente, è noto che la Nato è sotto comando statunitense a partire dal comandante supremo alleato in Europa e tutti gli altri comandi chiave. Ma questo cambio come dire di, di guardia ci porta ulteriormente in situazioni ancora più critiche per esempio qui vedete l'articolo del New York Times la Nato offrirà all'Ucraina un ponte verso l'adesione perché non si vuole l'adesione subito ma l'adesione Pende con una spada di Damocle sulla testa di tutti noi, perché capite bene che l'adesione vorrebbe dire far scattare automaticamente l'articolo 5 dello Statuto della Carta della Nato, e quindi in pratica portare a un intervento automatico di tutti gli altri paesi in guerra. In guerra contro la Russia a fianco dell'Ucraina, questo vorrebbe dire. Intanto l'Ucraina entra nell'Unione Europea. Ora chiudiamo per capire il quadro con la visita che Stoltenberg ha fatto negli Stati Uniti, perché non va in pensione, ora va a ricoprire altri importanti incarichi. C'è questo cambio di ruolo e va quindi negli Stati Uniti a ringraziare in particolare il segretario di Stato. Blinken per il suo, il suo impegno nei confronti della Nato e poi sottolinea, questa è la frase finale, penso veramente emblematica, che la Nato è la massima garanzia di sicurezza per tutti gli alleati, sono lì per far progredire, vedete bene, ufficiale, gli interessi degli Stati Uniti e moltiplicare la potenza dell'America. Quella potenza che, con anche il caso Assange, ha sanzionato un principio base, e cioè che le leggi degli Stati Uniti non sono leggi solo per il popolo statunitense, ma devono essere leggi che valgono per tutti i popoli del mondo. In base a questa logica gli stati uniti e la nato sotto il loro comando ci portano alla guerra contro la russia che ora è divenuta nemico dell'italia terminiamo con il brano di un messaggio che aleksandr ibrahimov che dirige un importante scuola di formazione a mosca ha mandato al secondo incontro all'abbadia a Settimo. Le sue parole sono genuine. La Russia non si considera nostra nemica, ma stiamo attenti. Noi siamo in questo meccanismo infernale e potremo finire in guerra contro la Russia. Ascoltiamo, riflettiamo e muoviamoci finché siamo in tempo. Noi, russi ed italiani, abbiamo un passato incredibile, pieno di amore, comprensione ed accettazione. Abbiamo un presente molto teso perché pazzi della politica stanno cercando di spingere i nostri popoli in guerra. Ma credo anche che noi abbiamo un futuro buono, un futuro che riaprirà i nostri cuori l'uno all'altro, altrimenti non può essere. Sono grato a Don Carlo Maurizio, sono grato al dottor Manlio e ai suoi amici. Sono grato alle nostre donne russe, Aksana e Valeria, per il fatto che in queste difficili circostanze non hanno abbassato le mani, ma sono riuscite a stabilire un dialogo tra i rappresentanti dei popoli. E sono particolarmente grato che tutto ciò che accada nel giorno dell'inizio della grande guerra patriotica perché fu il 22 giugno quando Hitler attaccò l'Unione Sovietica, e quella guerra costò al popolo rosso 27 milioni di vite. Miei cari amici, pace e prosperità. Felicità a voi tutti e alle vostre famiglie. Viva l'Italia e viva Russia, viva la pace e viva la nostra amicizia!